You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings. Salve ragazzi, in questo nuovo video vi illustrerò dove trovare i tesori sepolti in Assassin's Creed 4 Black Flag. Dunque, innanzitutto per trovare un tesoro bisogna trovare prima un luogo alto per sincronizzarsi, come farò vedere qui. Ora che ci siamo sincronizzati e tuffati da un'altezza di 150 metri con una performance straordinaria a parer mio, noterete che andando ad aprire la mappa sull'isola in cui vi trovate, in questo caso la baia di Cumberland, vedrete che c'è una sorta di rettangolino a fondo bianco con delle scritte sopra. Quella sarebbe la mappa che vi porterà al tesoro e ora andremo a raccoglierla. Ora siete sera. Perfetto, mappa raccolta. Tenete a mente che la mappa la si troverà sempre in presenza di un cadavere, infatti il luogo in cui si troverà la mappa verrà chiamato cadavere. Ora osserviamo con attenzione i numeri presenti in basso a destra su questa mappa. Questi sono molto importanti perché ci indicheranno l'esatta posizione dove alloggiare il tesoro. Ora vi dirò una cosa che non tutti forse potrebbero conoscere. Per spostarsi più velocemente da un'isola all'altra, basta scoprire prima un luogo, visitarlo e quando dovete fare lunghi tragitti, invece di rompervi le scatole andando lentamente con la nave, basta che apriate la mappa e puntiate l'indicatore sopra un'isola, come sto facendo io, insomma. Io mi sincronizzo qui perché il luogo in cui ho sepolto il tesoro non l'ho scoperto ancora. E andiamo! Stesso discorso vale anche nelle città. Una volta che vi siete sincronizzati su una torre o su un qualunque punto di sincronizzazione, dopo potrete usarlo come teletrasporto, o meglio, viaggio rapido. Ok ragazzi, eccoci qui. Ci troviamo a Pinos Isle, che, non usando un accento inglese, Pinos Isle, ricordatevi Pini, se volete. Adesso riapro ancora una volta la mappa del tesoro. Personalmente vi consiglio sempre di tenere un punto di riferimento sulla mappa, perché queste sono molto dettagliate, quindi quello che vedete sulla mappa lo troverete anche attorno a voi. Secondo la mappa, il tesoro è sepolto ai piedi dell'albero accanto al tempio, sulla destra. Perciò andiamo a vedere. Ecco il tesoro. Adesso ragazzi vi lascio il resto del video, dove smetterò di commentare. Ormai le basi per trovare i tesori le conoscete. Comunque nella descrizione del video, per chi vorrà, ci sono i luoghi in cui risiedono le mappe. Così vi risparmio la faticaccia di farvi tutte le isole. Spero che non siate tutti degli sfaticati però. Comunque, ultima avvertenza, le mappe in tutto sono 22, ma voi con le vostre mani ne troverete solo 19. Le ultime 3 le troverete usando la flotta Kenway, che potete gestire nella cabina del capitano della Jack Dove, oppure a Gretinawa. Thank you.
mainate! Thank you.
Aprite i trevi, muoversi! Via tutte le vele!
Capitano, è a bollo!
Scusate ragazzi, dobbiamo fermarci un secondo. Adesso mi sente? Ah, eccoti qua. Edward, sono giorni che sto inviando per mare la tua flotta in cerca dei 3 mappe mancanti. Me ne manca solo una, dove caspita la trovo? Cos'è quella? Non mi dire che è la mappa che cercavo. Mi hai fatto inviare la tua flotta per mare per giorni per cercare quest'ultima mappa e alla fine la tenevi tu. Sai che ti dico? Vaffanculo! Via dal vento! E resta giù!
Mai più! Hai capito? Uff, quanto sei pesante! Cari pesci, questo è il vostro pranzo. Vi basterà per un anno. Buon appetito!